Buongiorno a tutti! Allora, oggi vi faccio un video super richiesto su dove acquistare make-up, cosa interessante in saldo con il Black Friday. È un video che vi ho chiesto se vi interessava su Facebook, quindi seguitemi sugli altri social in modo che riusciamo anche a comunicare più velocemente. Allora, il Black Friday non è altro che il venerdì nero, l'ultimo venerdì di novembre, dove tutti i siti online, non tutti, però la maggior parte dei siti online, ma soprattutto negozi americani, fanno grandi svendite. Quindi se siete in America, buon per voi, anche se so che ci sono file allucinanti. Questa usanza, questa svendita totale, sta prendendo piede anche in Italia. Infatti ho sentito per radio che anche H&M farà degli sconti da venerdì a domenica del 20% su tutto, quindi non male, insomma. È una cosa che mi piace molto perché comunque fino a 3 anni fa non era così diffusa. Adesso invece un po' anche i negozi italiani, per dire Cannella, ma anche altri negozi proprio italiani, stanno facendo sempre qualche sconto. Quindi venerdì, non dico prendetevelo di ferie, però magari se state in pausa a pranzo o in serata andate a farvi un giro nei centri commerciali. Tornando al mondo online, oggi voglio consigliarvi i maggiori siti dove io ho acquistato in passato durante il Black Friday ed ho visto un po' online le varie promozioni che ci saranno venerdì. Maquillalia è un sito dove ci sono diversi brand, cioè ce ne sono veramente tanti, da Essence, Makeup Revolution, Real Technique, quindi anche pennelli, spugnette, quelli che costicchiano un po' in più magari vi possono interessare. Vendono, come dicevo prima, anche NYX, quindi NYX, e tante altre marche. Ho visto già online che stanno facendo già una svendita, quindi 20-30% di sconto su alcuni prodotti. Ho visto che i pennelli e le spugnette di Real Technique sono già scontate del 20% e difficilmente trovate questi sconti sui pennelli. Un altro sito dove ho acquistato in passato è stato ASOS. ASOS è un'azienda che comunque vende tutto, vende anche vestiti, tantissime marche, e tratta di make-up la Stila. Io ho acquistato Stila principalmente, e durante il Black Friday hanno fatto per 2 anni consecutivi il 20% di sconto sul make-up. Quindi io vi consiglio di collegarvi venerdì, perché prima di venerdì non dicono nulla. Quindi venerdì collegatevi al sito e fate l'ordine. Questa palettina è bellissima di Stila, quindi io la utilizzo veramente molto molto spesso. Si chiama Spirit. Un'altra cosa che vi straconsiglio di Stila è il eyeliner in penna, che è il mio preferito in assoluto. Solitamente le spese di spedizione sono incluse proprio nell'oggetto, quindi non dovete pagare nemmeno le spese di spedizione. Spediscono dall'Inghilterra, quindi state sicurissime che il blocco doganale non ci sia. Un altro sito dove mi sono svenata, dove ho fatto un acquisto un po' di tempo fa, ce l'ho ancora tutto imballato perché non ho avuto modo di mettere a posto il tutto, è Lime Crime. Queste sono le tinte nuove, ok? Quindi adesso hanno lanciato un sacco di tinte color carne, tutte le tonalità del nude. Siccome io sto cercando il rossetto per il mio matrimonio, le sto cercando un po', le sto testando. Allora, le spese di spedizione per Lime Crime sono gratuite con un acquisto di 100 pound, no, di 100 dollari, perché spediscono dal Canada, però fanno scalo in Belgio, quindi non c'è rischio di doganale. Quindi state tranquillissime, potete tranquillamente ordinare da Lime Crime, vi arriverà tutto in 2 settimane circa, se non meno. Ed è super sicuro, questa è la terza volta che ordino, quindi mi fido completamente. Un altro sito dove ho acquistato, dove vendono Anastasia Beverly Hills. Io comprai il contour kit, questo qui in polvere, usato poco, ammetto, usato poco. Dum, dum. E comprai anche matite per le sopracciglia e il pomade di sempre in Anastasia. Diciamo che comunque se volete provare qualcosa di questo brand, sicuramente le matite per le sopracciglia o la palettina, questa qui per il contouring, è abbastanza buona. Quindi vi consiglio sempre lo stesso modo. Ogni anno è diverso e lo fa sapere sempre lo stesso giorno, cavolo. Quindi purtroppo non posso dirvi che sconto c'è. Però è un sito come esattamente come gli altri, che ha un sacco di aziende
aziende, quindi se volete acquistare un mix di cose, magari tenete sotto controllo questo sito. Allora, adesso passo alla rassegna di diversi siti americani, quindi con rischio doganale, e come vi dico sempre, se il gioco vale la candela, ordinare dall'America, dalla Cina e così via conviene, nel senso che comunque anche se vi bloccano il pacco in dogana e dovete pagare lo sblocco doganale, fare la lettera alla dogana e quindi perdere un po' più di tempo, però vi conviene sempre a livello di prezzo, ordinate da questi siti. Io l'ho fatto, a volte mi è andata bene, a volte mi è andata male e a rischio e pericolo. Ho letto che Colourpop fa il 20% di sconto su tutti i rossetti liquidi il 25 novembre, quindi venerdì tutti a comprare rossetti liquidi da Colourpop. Those of Colors, che è un'altra azienda sempre di rossetti liquidi, ma se non sbaglio ha fatto anche altro, comunque sono belli, sono bellissimi, li ho visti online, mi piacevano, volevo acquistarli. Dal 25 al 28 novembre c'è sempre il 20% sul loro sito. Poi il sito Makeup Revolution, che è un sito però italiano, fa il 30% su tutto il sito, e questo l'ha iniziato dal 22 al 28 novembre. Douglas Italia, che ho scoperto recentemente, vende Zoeva, ragazzi, quindi se volete qualche pennello Zoeva andate anche sul sito Douglas Italia, al 25% di sconto, però con un minimo di spesa di 49 euro, e c'è un codice sconto che vi inserisco nell'info box. La Zoeva fa il 20% di sconto sul loro sito. Poi c'è un altro sito dove io ho acquistato, mi hanno bloccato il pacco in dogana, che è Melt Cosmetics. Ve ne ho parlato in video precedenti, mi sono trovata benissimo con la loro palette di ombretti, un po' meno con i rossetti mi sono trovata. Comunque la Melt Cosmetics fa delle palette di ombretti spettacolari, e l'anno scorso acquistai al 30%, feci un acquisto da loro. Mi bloccarono il pacco in dogana, quindi pagai quel 22% di sblocco doganale, e comunque mi conviene perché non si trova in Italia. Poi dal 24 novembre la Neve Cosmetics fa degli sconti per lanciare questa collezione qui, che è la Drama Empire, che mi è arrivata proprio poco fa. Il rossetto che ho su è Idol. Sono uscite 6 matite labbra rossetto, queste qua di tutte le tonalità rosso, viola, ciliegia, e la cipria compatta Hollywood, questa qua. Okay. Quindi dal 24 ci saranno degli sconti particolari sul loro sito Neve Cosmetics. Sigma. La Sigma è una grandissima azienda che ha iniziato a fare prodotti, cioè pennelli, e poi ha iniziato poi successivamente a fare palettine e così via, fa un sacco di prodotti, veramente bella. La Sigma fa praticamente 5 giorni di sconti fino al giorno del Black Friday, quindi ogni giorno c'è uno sconto differente. Spedisce dall'America. Un altro sito che è veramente ottimo per la quantità di marche che ha è Beauty Bay. Questo sito qui 2 anni fa andò in blocco perché ebbe una quantità industriale di clienti sul sito e non erano preparati a tale affluenza ed andò in blocco tutto il sistema, infatti io non riuscii a acquistare. Però 2 mesi fa ho visto che sul loro sito avevano le tinte labbra della Jeffree Star, quindi mi sono lasciata tentare, e avevano anche gli ombretti della Makeup Geek, insomma hanno un sacco di prodotti. Feci un piccolo ordine, questo è il 29 di settembre, purtroppo ad oggi non mi è ancora arrivato, cioè il pacco si è perso, ho dovuto fare la contestazione, me lo stanno rimandando senza una tinta labbra e rimborsandomi comunque di quella tinta labbra, insomma comunque è veramente un casino, perché io ho speso comunque più di 100 euro, dovevo avere la spedizione con l'assicurazione, stiamo parlando di un sito che comunque spedisce dall'Inghilterra, quindi manco dall'America. Sono lenti loro, ma in realtà non si è capito, comunque il pacco ancora non mi è arrivato, quindi se dovessi consigliarvelo non ve lo consiglierei, perché io non ricomprerò mai più, sono questo è poco ma è sicuro, quindi eviterò l'acquisto lì. Da Nabla sicuramente ci sarà uno sconto come ogni anno, quindi legato al periodo. Consiglio uno dei nuovi ombretti in crema che ha lanciato, quello che mi è piaciuto particolarmente è Entrophy, e non l'avrei mai detto, ma Morning Glory, questo qui che è un color carne bellissimo,
Un altro che poi mi è piaciuto tanto è Utopia, ma ve ne parlerò nel top flop di questo mese. Però appunto guardatevi i swatches, vedete un po' in giro se vi piace qualcuno, però i loro ombretti in crema comunque sono molto validi. Un'altra cosa che vi consiglio di acquistare dal sito di Nabla sono i loro rossetti. Sapete il mio amore sconsiderato verso i rossetti Nabla. Mulac anche, solitamente sempre lo stesso giorno, lo saprete, fa degli sconti. Un prodotto che mi è piaciuto tanto e non so se ve ne ho mai parlato è questo rossetto qui che è Rudolph ed è un matte, ha una durata eccezionale, molto simile al colore del mio maglioncino, veramente molto molto bello. L'ultima azienda che sicuramente farà degli sconti folli è la Kiko. La Kiko veramente ha sfornato il mondo ultimamente. Per le basi io ho provato questi due fondotinta e mi sono trovata molto bene sia con l'uno che con l'altro. Entrambi hanno una base leggera, quindi per chi vuole una base molto leggera sul viso da tutti i giorni. E poi non posso che non consigliarvi l'adorato mascara Sculpt Volume, che trovo eccezionale. Mi è piaciuto più questo che il waterproof, sempre della stessa linea. Nella collezione limitata, e penso che andrà anche questa in saldo perché solitamente, cioè l'anno scorso fecero il 30%, questa palettina qui, e ho fatto il tutorial con questa palettina qui, vedete che comunque è molto valida perché non è polverosa, è molto pigmentata e mi sto trovando bene. Ormai è una settimana quasi che la sto utilizzando ed è molto carina. Poi mi sta piacendo molto anche questo fardo, che a vederlo così non l'avrei mai detto, ma in realtà ha una durata anche molto valida, quindi se volete qualcosa di questa collezione prendete ad esempio questi due prodottini nel frattempo che gli altri li finisco di testare, perché ovviamente ho una faccia quindi non posso provare di tutto. Niente, io credo di avervi parlato di tutti i siti, di tutte le cose. Spero che questo video vi sia stato soprattutto utile nel vostro shopping. E se avete qualche domanda fatemela qua sotto e io vi risponderò almeno prima di venerdì, appunto dal cellulare cerco di rispondermi se avete qualche dubbio. Io vi do un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.